È possibile vincere un kumite, addirittura un torneo di kumite di karate con un braccio solo. Qualcuno ci è riuscito, seguitemi. Siamo nel 1957. Il team di Nakayama si sta preparando per il primo torneo nazionale del Giappone di karate di kumite presso il Taikoukan di Tokyo, un grandissimo complesso sportivo dove dovrà essere svolto questo torneo internazionale giapponese. I ragazzi si stanno allenando, ci stanno dando dentro, succede qualcosa di spiacevole. 5 giorni prima di questo evento qualcuno si fa male. Seguitemi. La punta di diamante del team del sensei Nakayama è un ragazzo eccezionale, un ragazzo di punta, un astro nascente del karate, Hirokazu Kanazawa. Non necessita di presentazioni questo grandissimo personaggio che purtroppo ci ha lasciato. Hirokazu Kanazawa ai tempi era un ragazzo di, come tanti, però aveva una marcia in più, per il kumite era veramente portato. Succede qualcosa di estremamente spiacevole. 5 giorni prima del fatidico incontro, Kanazawa si spezza un braccio, si spezza il braccio destro, braccio e polso, non può più combattere, un dramma allucinante. Il ragazzo si è allenato, era pronto, era il numero uno della squadra, si rompe il braccio, non può più combattere. Nakayama deve per forza tirarlo fuori dalla squadra e il ragazzo va veramente in disperazione. Succede un aneddoto importante, la madre in un certo senso cambierà il futuro del proprio figlio. La madre, grandissima judoka, parte dalla città di Iwate e per andare a Tokyo per assistere ai campionati del ragazzo. A quel tempo il karate non era molto diffuso all'interno del Giappone, la madre non conosceva questa nuova arte marziale che veniva da Okinawa e andando dal proprio figlio gli disse: vabbè, anche se ti sei rotto un braccio, alla fine questa nuova arte marziale è vero che si usano anche le gambe. E il figlio disse: sì mamma, si usano anche le gambe, però chiaramente con un braccio rotto. Fa: vabbè, se si usano anche le gambe vai lo stesso, prova a fare lo stesso il kumite. Questa influenza da parte della madre, questa cosa un po' curiosa, un po' ambiziosa, spinse il ragazzo a darsi da fare e cercare di rientrare in squadra. Chiaramente con un braccio rotto è stato molto molto difficile. Succede un aneddoto interessante e lo scopriamo insieme. Nessun dottore voleva dare l'ok al ragazzo per poter partecipare al combattimento. Siamo negli anni 50, come vi ho detto, nel 57. Kanazawa non si dà per vinto. Gira dottori in tutta la città, in tutta Tokyo, fino a che non va da un amico judoka a Itabashi, un amico medico, che gli dà l'ok. Gli dà l'ok, in accordo con Nakayama prova a far parte del torneo. Lo accettano al torneo con l'ok del medico, va in competizione, il ragazzo prova a fare questa cosa inaspettata, fuori dal normale, nessuno avrebbe mai scommesso niente su un karateka con un braccio ingessato, va in gara e lui credeva e si aspettava, per lui sarebbe stato un grandissimo successo vincere il primo incontro. E va così, non vince solo il primo incontro, non il secondo, il terzo, il quarto, il quinto kumite, va in finale e inaspettatamente per tutto il mondo vince il primo torneo internazionale del Giappone di karate. Allucinante, un genio, un fenomeno. Sono seguite delle interviste anche fino a pochi anni fa, prima della morte, sempre su questo evento, perché è stato veramente un evento unico al mondo. Andare in gara in un torneo così difficile con un braccio solo e riuscire a vincere, devi essere veramente bravo. Non solo, devi essere veramente un fenomeno, un fuori classe, come Kanazawa è sempre stato. Tutti ricorderete la foto del torneo, la foto simbolo del torneo, mentre combatteva con Tsuyama, un altro concorrente, dove lui sferra un calcio con questo braccio ingessato. Chissà quanti altri episodi, ai tempi non c'erano i video come oggi, chissà che kumite che ha fatto il grande Kanazawa. Lui diceva sempre che con il braccio sinistro riusciva a tamponare e a parare e contrattaccava sempre di calci. Devi essere veramente il numero uno, se no non puoi fare questa cosa qua. Grande Kanazawa. Successero altre cose ed altre interviste, seguitemi per approfondimento.
Dopo questo evento, il grande Kanazawa fa un tour mondiale. Chiaramente è diventato una star grazie all'audacia della madre, che lo spinge, forse inconsciamente, a dire vai, prova a partecipare, usi anche i calci, ti andrà sicuramente bene. Quindi grazie alla madre, grazie a questo aiuto materno, ingenuo possiamo dire, della madre, lui diventa il grandissimo Kanazawa. Pensate se non fosse andato a questo torneo, se non si fosse dato per vinto, non sarebbe magari forse conosciuto come lo è stato poi conosciuto. Quindi per una cosa, diciamo, di handicap tra virgolette, riesce a diventare il numero uno al mondo. Questo ci fa capire il karate che non ha limiti, quindi devi avere una grande forza d'animo da andarci sempre dentro e vedrai che i risultati verranno fuori. Fai un tour alla Hawaii, dove viene conosciuto alla grande con le sue tecniche di rottura storiche che tutti conosciamo, il Tameshivari. Viene in Europa e poi il resto è storia. Il grande Kanazawa purtroppo ci lascia qualche anno fa, ma è sempre un numero uno nei nostri cuori. Un'esperienza particolare che ho fatto col grande maestro Hirokazu Kanazawa è stata nel 1996 presso il centro sportivo La Bastia di Livorno, in uno stage nazionale dove il maestro fortunatamente è venuto in Italia, ha fatto un tour ed è stata un'esperienza spettacolare, un'esperienza strepitosa. Mi ricordo che a fianco a me c'era il grande maestro Alessandro Fasolo, azzurro della ex nazionale, e fu un'esperienza meravigliosa. Mi ricordo il maestro Kanazawa quando è entrato. Classico, lui portava sempre l'asciugamano intorno al collo del karategi, aveva con sé un 4-5 atleti che facevano parte del suo staff, personaggi veramente spaventosi. Quel tempo ero ragazzo, chiaramente ero un fondo alla fila, e mi ricordo una cosa che è sempre rimasta impressa: quel tatami di legno che sbatteva. Hirokazu non faceva sconti. Per fare vedere le sue tecniche chiamava questi 3-4 malcapitati dell'epoca, suoi allievi, e li faceva volare. Mi ricordo sempre quel tatami di legno che un continuo. Era veramente forte. Il maestro, me lo ricordo, era un personaggio, sembrava un attore di Hollywood. Entrava con questo asciugamano, cambiava subito l'aria. Era un personaggio veramente, si capisce quando c'è un tessuto importante all'interno di un dojo. E questi poi malcapitati, queste proiezioni, queste tecniche, questi anticipi sulle gambe, sui calci, veramente forte. Un episodio carino, mi ricordo alla fine dello stage, noi ragazzi ci siamo messi in fila per farci autografare chi il karategi, chi la borsa. Io mi ricordo autografare la borsa, quindi eravamo in tanti in fila, e il maestro con una pazienza allucinante, una pazienza come se niente fosse, mi ricordo come ora, si è seduto nello spogliatoio e piano piano ha fatto la firma a tutti, la sua classica firma che rappresenta il Monte Fuji, con calma, come se fosse una persona o due a aspettarlo, e fuori c'era una fila allucinante. Lui con calma, non so se avete presente gli attori o gente VIP di oggi, calciatori, che tutti gli chiedono gli autografi e loro al volo fanno questi scarabocchi, così, invece no, il maestro si è seduto con calma il suo pennarello e si è fatto il suo mega autografo rappresentando il Monte Fuji. Quindi fa capire la calma, la tranquillità, la quiete che aveva questo personaggio, veramente fantastico. Dopo questo allenamento ci fu l'intervista, si andò in un locale lì vicino che funse da locale da intervista, e ad intervistarlo c'era un po' di meno che Francesco Romani, un pioniere del karate italiano, tra cui vi lascio un link in descrizione di un video sullo Shotokai dove c'è il maestro Romani, che fu un pioniere tra l'altro. Chiuso la parentesi, insomma, fece lui l'intervista al grande sensei, e già da allora si parlava sempre dei soliti discorsi che si parla oggi: Olimpiadi sì, Olimpiadi no, karate sportivo, karate tradizionale, insomma tutte queste cose qua. Il maestro aveva un interprete da allora e insomma cercava di rispondere. L'intervista lunga, durata mi sembra circa più di un'ora, e mi ricordo anche questa cosa qua, bellissima, è stata veramente un'esperienza fantastica. Una curiosità sul grande maestro Kanazawa: lo potete vedere in un film, sì, proprio in un film del 1962, con un grandissimo attore, con un grandissimo Roger Moore, nel film Il Santo, il film di un 007. Il maestro Kanazawa si vede che fa da insegnante a questi agenti segreti e fa proprio delle tecniche fortissime di karate. Non una comparsa, ma un'apparizione abbastanza lunga all'interno di questo film. Guardatelo perché è veramente interessante.
Amici del Tempio, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero sia stato costruttivo per farvi capire a tutti noi praticanti di karate che bisogna sempre andare avanti e non fermarsi di fronte a quasi nessun limite fisico e psichico. Mi raccomando, seguitemi sui miei social, mettete un like e fatemi sapere i vostri commenti, cosa ne pensate di questo video, ok? Sempre positivi e costruttivi, mi raccomando. Ciao dal Tempio Massimo.